Tele due roti, una televisione monolocale. Napolitano, il capo della banda. È un libro, un racconto, una riflessione, un saggio su Giorgio Napolitano. Edizioni Sì, se leggo bene. Se leggo bene. Ugo Maria Tassinari, fra molto altro, ci ha fatto dono di un libro che io ho molto apprezzato. Qual era il libro che avevo molto apprezzato tu o te lo scorso? Era Fascisteria. Esattamente. Adesso, Ugo, esattamente, cos'è questo libro su Napolitano? Perché il capo della banda? Veramente, come dicevo, avevi sempre lo stesso libro. Io mi sono occupato per 15 anni di fascisteria, per fare i conti con il lato oscuro della forza che aveva attraversato la mia militanza di sinistra, e quindi ero rispecchiato nell'altro per fare i conti con me stesso. Finito questo viaggio nell'abisso, ho deciso di fare contatto, diciamo, con la parte invece luminosa, solare della militanza di sinistra, e quindi anche il grande partito comunista, la storia del movimento operaio, le grandi conquiste democratiche. Bene, di questa storia Giorgio Napolitano è stato un pezzo importante. Beh, Un pezzo continua ad importante. esserlo, fra l'altro. Esattamente, sì. speranza. Nessuno avrebbe, diciamo, negli anni 70 manifestato particolare, diciamo, empatia verso un Giorgio Napolitano. Nessuno, perfino nessuno della Federazione Giovanile Comunista Italiana, diciamocelo francamente. Ma infatti il problema è proprio questo, che c'è in effetti Napolitano è l'espressione, diciamo, di tutto il negativo della storia del soldatismo, del realismo della politica politicante, è il miglior figlio, il miglior pupillo di Giorgio Napolitano, di Giorgio Amendola, della destra comunista, che ha delle gravissime responsabilità perché di fatto da 60 anni in Italia non abbiamo una politica di sinistra. Però Napolitano comunque, diversamente da molti suoi, diciamo, compagni di partito, ha avuto la massima soddisfazione che potesse toccare a un ex comunista. Ma non c'è dubbio che è un fuoriclasse da questo punto di vista, cioè è innegabile, non si può non riconoscere un grande talento, però in qualche modo raccontare la sua storia e anche riconoscere che in qualche modo io resto convinto che è meglio perdere come abbiamo fatto noi che vincere come ha fatto lui. Ripetiamo diciamo, le caratteristiche, i connotati di questo libro. Il titolo, dillo tu. Napolitano è il capo della banda, nel senso che lui oggi è stato il massimo esponente della continuità del sistema, è stato capace di garantire in una condizione di crisi istituzionale, finanziaria, economica gravissima la continuità da Berlusconi a Monti, a Letta, a Renzi. È stato capace di farsi rieleggere in una situazione in cui lui stesso non voleva essere rieletto. È stato evidentemente il protagonista di una serie di operazioni di garanzia rispetto ai grandi poteri transnazionali, alla cronaca economica, alle grandi istituzioni finanziarie che ci governano al di sopra anche della stessa Commissione politica europea, e lui in qualche modo è stato quello che ha permesso di garantire che certe operazioni, certi discorsi, certe scelte di fondo che sono state date con lacrime di sangue da tantissima gente, dagli operai, dagli soldati, dai piccoli commercianti e imprenditori che hanno pagato durissimamente poi le condizioni feroci imposte dal Fondo Monetario Italiano con la spending review, con il fiscal compact, perché sappiamo benissimo tutte queste scelte dolorosissime. Insomma, è Ugo, un fuoriclasse in poche parole. Assolutamente sì, dove sia innegabile che sia stato un
un grandissimo all'Aitazu. Poi c'è tutto per terreno di cose che da Pertini a Cossiga, da Leone a Sarra, sono stati crocifissi per un decimo delle cose che si è permesso di fare Napoletano. Solo per le affermazioni di Cossiga, che in qualche modo erano soltanto delle proposte politiche di farsi buttati in piccionaia, se si pensa a tutti gli interventi a piedi giunti che ha fatto in politica, nel senso proprio di orientamento delle scelte, di fino a decidere qual erano i ministri di Renzi, insomma mi pare che sia del tutto evidente che lui ha trasportato molto di più, e la Costituzione reale oggi ha avuto una svolta in senso presidenzialista reale molto forte. Grazie a Ugo Maria Tassinari. Grazie a te Fulvio, grazie a tutti. Teledue Ruti.